Eccoci, secondo video andiamo a capire come funziona questo live design e andiamo a capire come si differenzia da tutto quello che abbiamo ascoltato nei decenni scorsi. Quindi non più raggiungere i nostri obiettivi per essere felici, ma essere felici prima per poter raggiungere degli obiettivi, posso dirti Enrico, persino superiori di quelli che possiamo immaginare adesso in questo stato di consapevolezza. Ci sono dei punti precisi che differenziano il life design dalla retorica dei motivatori e dei coach che abbiamo sempre sentito fino ad oggi. Sono quelli che andiamo ad elencarti adesso. Primo, sui sogni. I sogni, esatto. La retorica motivazionale cosa dice? Dice che hai un sogno, ok, prendilo e raggiungilo. C'è un problema. Che molto spesso i sogni che abbiamo non sono i nostri sogni, sono i sogni che ci vengono introiettati dalla società. Crediamo che siano Crediamo nostri. che siano nostri, ma sono i sogni di qualcun altro, sono quelli che vediamo alla TV, quelli che vediamo su Instagram, sugli influencer, quelli che vediamo in Posso giro. dire, sono quei sogni che se anche quando li raggiungiamo non siamo felici, perché non sono autenticamente nostri. Invece il life design fa proprio il contrario, non fa in modo che noi dobbiamo raggiungere la stessa vita di qualcuno che ammiriamo, ma facciamo quindi un percorso non da dentro a fuori, ma da fuori a dentro. Andiamo a capire com'è la nostra vita, andiamo a capire cosa ci rende felici, qual è il nostro sacro graal interiore, la nostra vera, autentica essenza. Seconda differenza è sugli obiettivi. La retorica motivazionale dice una cosa fondamentale: fissa un obiettivo, non guardare in faccia nessuno e Dai raggiungilo. che ce la fai, Vai che dai. ce la farai. Non conta nient'altro, non conta la famiglia, non contano gli amici, non conta il gioco, non conta la quiete, la natura, la cultura, no, conta solo il tuo cazzo di fatturato. Esatto, c'è un problema che questa cosa innesca una psicologia malata. Perché innanzitutto la vita per essere felici va vissuta a 360 gradi. Se ti dedichi solo a una cosa, molto probabilmente poi le parti che ci sono e che vivono e albergano dentro di te sentiranno la mancanza magari di affetto piuttosto che di altre A cose, voglia. ok? E poi cosa succede? Che se ti fissi su un obiettivo e non vivi quello che c'è in mezzo, ti sentirai sempre un po' una merda, perché dici, cavolo, non ho ancora raggiunto l'obiettivo, veramente sono incapace, non ce la posso fare, e questo è veramente deleterio. Quindi la parola chiave qui è equilibrio, cioè life design ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi mantenendo un equilibrio armonico in tutti gli aspetti della tua vita. Terzo punto, la produttività. Esatto, l'abbiamo detto nel primo video, la retorica motivazionale ti dice una cosa fondamentale. Lavora come un mulo e Dai, otterrai dai! tutti i risultati che vuoi. Invece no, life design ti insegna proprio il contrario, ti dice che le cose si fanno da sole quando capisci qual è la tua vocazione, non passione che deriva da pathos, sofferenza. La vocazione è una voce. Una volta che tu riesci ad ascoltarla, non dobbiamo andare tutti in seminario a No, diventare preti. assolutamente. La vocazione, una volta contattata, una volta che faremo un lavoro che equivale alla nostra vocazione, le entrate saranno veramente automatiche, non dovremo neanche sforzarci. Le vere entrate automatiche sono queste, come dicevamo, non quelle del trading, le Esatto, e bonus. lo so cosa stai pensando. E allora voi dite che non bisogna fare un cazzo, bisogna stare sul divano e non fare niente. No! Non fare accento napoletano, sennò sei Scusa. razzista. Non bisogna fare niente, visto che sono piemontese. Ok, no, non è così, assolutamente bisogna fare, però si entra in uno stato diverso, si entra nello stato di flow. Hai presente quando fai qualcosa e ti risvegli dopo 2 ore e hai prodotto tantissimo e Quella è non la ti vocazione. accorgi? Ecco. Quando se, quello è uno stato importantissimo e ti permette di produrre veramente tanto. Quarto punto in cui appunto il life design si differenzia dalla retorica solita è la vita che stiamo vivendo adesso. Esatto, nella retorica motivazionale cosa ti dicono? Se vai a un corso di motivatore ti dicono sei un coglione. Cioè tutto quello che hai fatto fino adesso non serve a niente No, che perché non devi è cambiare, cioè devi devi cambiare. cambiare vita, quella che hai adesso non va Non va bene. bene. E hai buttato via tutti questi anni, quindi ti fanno venire Un po' di un po' di ansia, ansia. esatto. Invece il life design funziona anche qui, esattamente l'opposto. La tua vita di adesso è il tuo patrimonio, il tuo capitale. Noi due siamo due investitori, sappiamo benissimo che più capitale hai, più guadagnerai. E allo stesso modo la tua vita di adesso, più è vissuta, più avrai fatto esperienze e più sarà facile per te monetizzare la tua vocazione. Cioè, ma quanto ti rende leggero, psicologicamente leggero, sapere che tutto quello che hai fatto, anche quello Che ti che fa tu che ti fa schifo. schifo, che pensi, cacchio, ho fatto sta cosa, ho perso tempo, quando attui il metodo del life design dici, cavolo, anche quella cosa che ho fatto, che credevo non mi servisse,
adesso ho scoperto che mi serve, solo che devo fare rigirarla un attimo. Esatto. Quinto punto, la nuova vita. Allora, per quanto riguarda la retorica che se vediamo su Facebook, ti dicono la tua nuova vita deve essere pazzesca, devi avere lo yacht, devi cambiarla del tutto, cioè se non ti piace la città, alza devi la andare sticella, a aprire no? il Chiringuito in Messico, eccetera. No, con Life Design si scoprirà, ed è veramente magico, e noi l'abbiamo scoperto vivendolo con i nostri corsisti durante i nostri eventi, che basta a volte un piccolo cambiamento nella nostra vita, un piccolissimo cambiamento per cambiare tutto il nostro umore, la qualità del nostro esatto, umore. Esatto, quel piccolo cambiamento, avete presente le linee? Ok, se tu cambi di un grado la linea, all'inizio sembra poco, ma dopo tanto tempo vero. Si allarga, ok? Il cambiamento diventa grande. Sesto punto, il fallimento. Ovviamente il fallimento non è previsto. Non è previsto, non puoi fallire perché sennò sei un pirla, ok? Invece no, caspita, fallire si può fare, ma si deve fare in maniera intelligente. Nella life design ti viene insegnato una cosa importante, a prototipare. Non te lo spiego adesso, te lo spiego meglio nel prossimo video, ma velocemente cosa vuol dire? Vuol dire fallire poco, velocemente e in maniera controllata, in modo da raccogliere più dati, più informazioni possibili e la volta successiva migliorare di brutto. Citiamo sempre un'immaginina che c'è sempre su internet, che è quella del patrone di KFC, che è fallito tutta la vita, poi a 60 anni ha creato KFC e è diventato milionario. Settimo punto, le debolezze. Assolutamente, se per i coach e i motivatori vanno cancellate, vanno represse. Devi essere forte. Devi essere forte. Nella design è esattamente il contrario, è proprio lì. Le debolezze sono proprio il mezzo, il tramite che ci farà capire qual è la nostra vocazione. Andremo a vedere quali sono i nostri punti di forza. Scoprendo le nostre debolezze, scopriremo anche quali sono, appunto per effetto contrario, i nostri punti di forza. Esatto, perché a volte le debolezze sono dei punti di forza, perché uno dice, ma io sono un po' emotivo e quindi quando mi affaccio col pubblico divento tutto rosso e smetto di parlare. Bene, ma quella emotività che ti fa smettere di parlare, se la rivolgi nella direzione giusta, diventa una fonte esplosiva di successo. Sono già rilassato mentre dico queste cose. Ultimo punto, la strategia. Ovviamente il coach ti dice non mollare mai. Che non è una strategia. Molto testosteronico, che esatto. Non è una strategia. Mentre invece il life design ti dice molla il più possibile. Nel senso, se una cosa vedi che ti crea degli attriti, cambia esatto. strada il più velocemente possibile, sii snello, sii agile. Ricordate che Darwin ce l'ha insegnato, le forme di vita che hanno appunto sono sopravvissute ai millenni non sono quelle forti, non sono i dinosauri che mangiavano tutti, ma sono quelle agili, quelle che si sanno adattare il più velocemente possibile all'ambiente. Esatto, pensa all'acqua, tu sei un fiume e il tuo sogno, il tuo destino, ok, la tua vocazione è arrivare al mare e diventare mare. Spontaneamente. Spontaneamente. Se l'acqua incontra un sasso, non è che prova a sfondarlo. A un certo punto trova una strada diversa e crea immagini bellissimi e ambienti fantastici. Non ti sei fumato, Enrico? Allora, fine del secondo video, finalmente nel terzo andiamo a vedere gli 8 passaggi e andiamo ad applicare seduta stante questa figata del life design. Al prossimo video! Al prossimo video!